inizia un viaggio. Sì, sì, iniziamo questa avventura con molto entusiasmo, determinazione e con la consapevolezza di ereditare un qualcosa di veramente interessante, un qualcosa che è stato costruito negli anni con molta attenzione qui ad Arezzo, portando avanti in modo forte il progetto di Coldiretti. Io cercherò con tutto il mio cuore, la passione che sono abituato a mettere nelle varie strutture che ho avuto il piacere di gestire fino ad oggi, metterò tutto il mio entusiasmo per dare continuità a questo progetto, puntando molto sullo sviluppo della filiera agricola italiana, che qui già vede la presenza degli 8 mercati, sono aperti tutti i giorni, le 2 botteghe di Campagna Amica. Non dimenticheremo assolutamente i giovani, perché credo che sia giusto dare delle risposte alle imprese più giovani. Abbiamo la fortuna di aver avuto qui, come lo avrete visto anche dal comunicato stampa, l'Oscar Green assegnato nel 2013, quindi mi sembra che c'è una bella realtà da questo punto di vista, ma chiaramente poi non dimenticheremo quelli che sono i problemi oggi forti che c'è della fauna selvatica e di quant'altro, perché le nostre aziende purtroppo stanno in crisi da questo punto di vista della fauna selvatica, quindi in qualche modo dovremo intervenire anche lì. Queste sono un po' le idee in questa prima fase che mi sono fatto per la realtà aretina. Continuerete anche da qui la battaglia per i prodotti DOP e DOC, e poi penso che il chilometro zero sarà sempre un vostro biglietto da visita. Certamente, come dicevo, la nostra forza è quella che ci viene dal territorio per un prodotto a chilometro zero, un prodotto tipico, per un prodotto che soprattutto porta e avvicina molto il consumatore ai produttori agricoli. Così facendo noi otteniamo 2 risultati importanti. Il primo, che comunque riusciamo a garantire anche in un momento di crisi come questo alle famiglie italiane, alle famiglie aretine, la possibilità di riduzioni di costi sulle materie prime anche di un 30%, e che non è cosa da poco di questi tempi, e nello stesso tempo diamo un valore aggiunto alle nostre imprese agricole, perché con i mercati di Campagna Amica sicuramente riusciamo ad avere una retribuzione alle nostre imprese maggiore, andando ad accorciare quella che è tutta la filiera.